siamo qui alla stazione metro di San Giovanni della linea A per mostrarvi tutti i lavori che stiamo facendo in questi giorni. Vi avevamo detto nei giorni precedenti che la metro A sarebbe stata chiusa da Arco di Travertino fino a Termini per l'intero mese di agosto e vi avevamo detto anche che questo piccolo sacrificio era necessario per consentire poi l'apertura della metro C nei prossimi mesi e di farvi viaggiare qui in sicurezza sulla metro A dopo aver smontato questi ponti metallici in tutta sicurezza e a collaudi effettuati. E quindi quello che andiamo a fare con questo intervento, andiamo a togliere proprio questo ponte che non vedete, è un ponte metallico tra l'altro molto pesante, quindi verrà tagliato, sezionato e ogni sezione, insomma, per un ammontare circa di 20 quintali, verrà poi trasportato attraverso dei meccanismi complessi che stanno già operando sull'altro binario a Osteria del Curato, che è il deposito in uscita della metro A, per poi essere smaltiti ed eliminati. Capiamo il disagio che stanno vivendo in questi giorni i pendolari, però purtroppo è un disagio inevitabile che abbiamo cercato di limitare al massimo con gli sforzi che sta facendo ATAC sul servizio sostitutivo, però non poteva essere fatto altrimenti. Data proprio l'entità dei lavori che vi abbiamo mostrato, stiamo di fatto smontando un ponte che passava sotto il quale passava una metropolitana. Chiaramente sono lavori che non si possono fare in un weekend, era necessario chiudere la linea per un mese intero. Abbiamo cercato e stiamo sforzando proprio di limitare i disagi per un futuro sicuramente dove il trasporto pubblico e le infrastrutture su ferro siano protagoniste a Roma. Le verifiche che abbiamo fatto oggi in cantiere ci dicono che i lavori stanno proseguendo perfettamente. Del resto, come stava dicendo Enrico, il disagio che si sta arrecando è lo stesso arrecato all'inizio, cioè quando fu realizzato questo ponte. Adesso tocca toglierlo perché ovviamente l'opera sotto, quindi il passaggio sotto dei tunnel della metro C, sono stati ultimati e quindi chiudiamo questa operazione nei tempi che erano stati prospettati. Quando poi riusciremo ad avere la metropolitana della linea C aperta e quindi anche la comunicazione tra metro A e metro C, penso che veramente offriremo un servizio grande, importante, che consentirà di collegare una parte più periferica della città al centro città.